vedere poi quello che succede. È verosimile come scenario? Insomma, il governo Fico è un po' difficile pensarlo, perché al di là del cognome del Presidente della Camera. Ah, non avevo Ferrari. No, pensavo fosse un po' più. Mi aspettavo qualcosa di più. Molto British, come Juma. Sono andato il 20 del 9 agosto. Capisco che la situazione è drammatica. Il governo Fico. Comunque, il 5 Stelle è terrorizzato dalle urne, e questo va compreso, cioè è un partito in caduta libera, un partito che ha perso un sacco di voti dalle politiche alle europee, è un partito che i sondaggi danno in ulteriore flessione ed è un partito privo di prospettiva politica e di una proposta chiara. È anche una crisi di leadership della persona, proprio di Maio. Per cui è chiaro che per rinviare le urne 5 Stelle farebbe il patto con chiunque. Però è evidente che i rapporti sono talmente lacerati, già lo erano, ma poi dopo il partito di Bibbiano, cioè, sinceramente io un'intesa PD 5 Stelle non la vedo, poi lì addirittura si tratterebbe di fare PD 5 Stelle forse anche aperto a Berlusconi, cioè, non mi sembra che sia questo, cioè, un governo politico. Dopo questo, secondo me, non c'è. Perché alla base comunque c'è sempre la preoccupazione da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle sul secondo mandato di continuare comunque con questa esperienza. Ma loro si sono messi in questa vicenda e non sanno come uscirne, ma non è che possono sperare che il Partito Democratico adesso salvi Di Maio nella lunga legislatura. No, anche perché cioè, non lo salverebbe, non, cioè, non lo salverebbero. Cioè, quindi questa guarda, solo 30 secondi, ma meno di 30 secondi. Un governo politico, secondo me, non esiste. Esiste, e penso che sarà all'ordine del giorno quello che sto per dire, la possibilità di far nascere un governo elettorale, cioè di un governo che porti il paese alle elezioni, un governo di garanzia, senza Salvini, ministro degli interni, cioè a dirigere la macchina elettorale, per la preoccupazione che esprimeva anche Aldo Giannoli. Questo credo che sia il quadro, il che si può fare in tempi brevi, andare al voto e vedere. La ringrazio per la risposta. Perché...